Buongiorno a tutti. All'inizio di questa conferenza o di questa condivisione vorrei esprimere la mia gratitudine a Padre Giovanni, che già l'ho conosciuto a partire dal 2000, quando ero a Roma. Lui appena lasciato lo scolasticato, ma veniva ogni tanto. Grazie anche a Anna e l'equipe che hanno avuto il piacere di ricordarmi e di invitarmi a questo convegno regionale o interregionale. Sono onorato di rappresentare Padre Joseph Dui, Superiore Generale dei Missionari Montfortani, che secondo gli statuti dell'Associazione Maria Regina dei Cori e anche il direttore internazionale dell'Associazione Maria Regina dei Cori. Allora, io considero questa mia relazione come una condivisione. Ciò che Padre Giovanni ha raccontato brevemente sulla situazione o sulla descrizione nella vita dell'associazione qui al centro regionale di Trinitapoli, l'ho già letto quando alla fine di 2020 ho chiesto a tutti i centri di fare un rapporto. Dunque ho già saputo. Questo è proprio questo rapporto che vorrei adesso condividere a tutti voi sulla vita di tutti i centri che abbiamo. Allora, la mia condivisione sarà composta da quattro parti. La prima parte contiene alcuni dati riguardanti l'Associazione Maria Regina dei Cuori. La seconda parte è inerente alle sfide generali che ogni centro dell'Associazione deve affrontare. E la terza parte ci informa su alcune difficoltà che nascono da una errata comprensione degli insegnamenti di San Luigi Maria di Montfort. O diciamo che questa parte contiene delle parti problematiche nell'insegnamento di Montfort. Questo è importante perché possiamo sapere cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire tenendo conto di queste parti problematiche. E la terza e l'ultima parte presenterà alcune riflessioni sul cammino che attende l'Associazione Maria Regina dei Cuori. Ecco, io metto questo solamente per aiutarvi a seguire la mia relazione. Allora, cominciamo adesso con alcuni dati inerenti all'Associazione Maria Regina dei Cuori. Qui parliamo delle attività, delle missioni, attività missionarie, ma anche parliamo anche dei centri. In tutto il mondo abbiamo, diciamo, 26 centri. Nella breve descrizione del libretto abbiamo trovato l'espressione numerosi centri. Attualmente ci sono solamente 26 centri, ma con numerosi membri. Ecco, 26 centri nel mondo, ma anche questo libretto ha fatto una bellissima descrizione sulla identità dell'Associazione Maria Regina dei Cuori. Parlavo di centri, la parola centro è venuto dagli statuti. Centro vuol dire là dove si trova un gruppo delle persone che vivono della consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, secondo l'insegnamento di Montfort, con un direttore spirituale nominato dal direttore internazionale dell'Associazione Maria Regina dei Cuori. Allora, in Europa, cominciamo dall'Europa, ci sono 8 centri.
Tra questi centri ci sono dei centri parrocchiali, regionali, nazionali, interstatali. Se in un paese c'è un centro regionale, consideriamo quel centro come un centro. Se in un paese c'è un centro parrocchiale, consideriamo quel centro come un centro di quel paese. Se in un paese c'è un centro diocesano, solamente consideriamo questo centro diocesano come un centro di questo paese. Se in un paese c'è un centro nazionale con diversi centri regionali o locali, consideriamo tutti questi centri regionali come un centro nazionale. Dunque, quando parliamo per esempio adesso in Europa, c'è un centro in Norvegia. Quando dico Norvegia, non pensiamo che questo è un centro che si trova dappertutto nel paese, ma è un centro parrocchiale che si trova in una città che si chiama Bergen. Va bene? Quando adesso menziono tutti questi centri per la nostra informazione. In Europa ci sono 8 centri. Si tratta di Polonia e Croazia, un centro con un direttore spirituale che è stato nominato da padre Santino Brambilla, il padre Mihovil Filipovic, che adesso attualmente si trova a Zagabria. Poi abbiamo un centro in Francia con diversi centri locali. Si tratta di Montfort-sur-Meux, Pont-Château, Le Marillet e Saint-Laurent-sur-Seine. In Italia abbiamo un centro regionale, che non abbiamo un centro nazionale, un centro regionale di Trinitapoli. Poi in Belgio abbiamo un centro, in Danimarca abbiamo un centro, in Portogallo abbiamo un centro, in Gran Bretagna abbiamo un centro e poi in Norvegia. Sono 8 però. Poi in Asia e Oceania ci sono 4 centri. In Indonesia abbiamo un centro nazionale, ma che ha diversi centri regionali molto attivi, come questo centro regionale di Trinitapoli. Avete avuto l'opportunità di visitare questo paese molto vasto, con tantissime isole? No. Adesso perché? Adesso menziono diversi centri regionali, no? Perché abbiate un po' di visione sul paese. Dunque si tratta di un centro regionale di Jakarta, che è la capitale del paese, Jakarta e Bandung, una città vicina. Poi un centro all'isola di Flores, e poi un centro all'isola di Borneo o Kalimantan, e poi un altro centro regionale nella parte orientale del paese. Tutti questi centri li consideriamo come un centro nazionale. E poi in Papua Nuova Guinea abbiamo anche un centro nazionale, e finalmente nelle Filippine abbiamo anche un centro nazionale molto vivace, con diversi centri regionali. In America abbiamo 8 centri diversi. Cominciamo da Argentina, poi in Brasile, Ecuador, Stati Uniti, Colombia, Messico, Perù e Haiti. In Messico abbiamo un centro diocesano.
si trova nella diocesi di Tampico, ma abbiamo anche una presenza missionaria lì, ma non in questa diocesi, ma in un'altra diocesi che si chiama Ecatepec, vicino a Guadalupe. E in Africa abbiamo 6 centri. Sono presenti in Malawi e Zambia. Parlava di Malawi, abbiamo una missione giù, ma anche abbiamo questo centro interstatale Malawi e Zambia. Poi in Repubblica Democratica del Congo, con Togo, questi due paesi fanno un centro solo. Poi in Ruanda, la situazione è esattamente come quella che abbiamo qui al centro di Trinitapoli. Cioè c'era già un gruppo e poi il gruppo vuole cercare un riferimento spirituale e questo gruppo, per la provvidenza di Dio, ha trovato San Luigi Maria di Montfort. E la congregazione ha trovato nella persona di padre Giovanni Personelli, tramite padre Vivovier, ecco, per accompagnare il gruppo. La situazione giù è esattamente la stessa, perché c'è un gruppo legato al santuario di Kibibo, dove Maria si è apparsa, ma che cercava un riferimento spirituale per la provvidenza di Dio tramite il suo vescovo, eccetera, eccetera. Allora hanno trovato San Luigi Maria di Montfort e abbiamo trovato un fratello di San Gabriele per essere nominato come un direttore di questo centro di Kibibo in Ruanda. Poi abbiamo una presenza dell'associazione in Kenya, in Uganda e in Madagascar. Dunque, ci sono 26 centri dell'associazione in tutto il mondo. Il numero complessivo dei membri di questi centri e di quelli iscritti nel Centro Internazionale di Roma, io gestisco questo registro, è di circa 10.000 unità, secondo i dati riportati a fine di 2020. Ma non dobbiamo pensare che tutti questi centri hanno la stessa vitalità. Potrei dire che il centro regionale di Trinitapoli occupa a livello di numero il primo posto, e poi il centro nazionale di Perù occupa il secondo posto, e poi il centro nazionale di Filippine occupa il quarto posto, e poi l'Indonesia. Gli altri posti abbiamo una presenza un po' limitata a livello di vitalità, dinamicità. Possiamo inoltre dire che i direttori spirituali dei suddetti centri sono dei missionari montfortani, a eccezione del Ruanda. Come ho detto, c'è un fratello di San Gabriele, per questo secondo gli statuti dobbiamo chiedere il permesso del suo superiore generale. Della Norvegia abbiamo nominato un canonico regolare di Sant'Agostino. Dunque abbiamo chiesto il permesso del suo superiore. In Argentina abbiamo un diocesano come direttore spirituale. E in Tampico, Messico, abbiamo due sacerdoti diocesani, uno come direttore, l'altro come un vice direttore, nominati con il permesso del suo ordine, del suo vescovo, del suo ordinario locale. E ieri abbiamo avuto questi sacerdoti che hanno fatto la consacrazione, anche con Don Gaetano, mamma mia, è un regalo
Aspettiamo adesso il loro contributo. E da tutto il mondo abbiamo solamente queste due realtà, dell'esistenza della fraternità sacerdotale di Maria Regina dei Cuori. La prima realtà si trova in Burundi, la fraternità sacerdotale Maria Regina dei Cuori. E questa fraternità è legata a una congregazione secolare che si chiama Militanti della Santa Vergine, Militanti della Vergine Maria. Una congregazione fondata da un padre bianco, belgio, di una ispirazione molto fortale, una spiritualità totalmente morfortata di tutti i colori, questa congregazione. E questa congregazione, dunque questo istituto religioso, ha diffuso questa consacrazione ai sacerdoti diocesani, e questi sacerdoti, che si trovano dappertutto in tutto il paese, fanno parte di questa fraternità sacerdotale Maria Regina dei Cuori. E adesso questa seconda realtà si trova qui, a Trinità. Una cosa bella, Padre Giovanni ha detto che questi sacerdoti sono incorporati, normale, secondo gli statuti. E adesso parlavo con Padre Gaetano, come adesso coinvolgere questi nostri amici nell'animazione dell'associazione Maria Regina dei Cuori. Adesso la seconda parte, sempre della prima parte ancora, attività formative e missionali. Allora, il tipo di missione non è certo uniforme in tutti i centri, poiché tutto dipende dal contesto in cui viene realizzata una missione. Sulla base dei rapporti che abbiamo ricevuto a fine 2020 da molti centri, si riporta di seguito un elenco dei diversi tipi di lavoro missionario che i membri hanno svolto e svolgono come gruppo in particolare. Prima, visitare le scuole per promuovere le vocazioni come fratelli e sacerdoti nei monfortani. Raccogliere fondi per aiutare le case di formazione dei monfortani. Fare campeggio per i giovani. In questa lista troverete anche le vostre attività missionarie. Già adesso volevo dire che abbiamo qui tante famiglie in dono per la nostra associazione. Allora, come queste famiglie, ma anche tutti noi, promuovono la vocazione monfortana? Abbiamo due novizi con noi, Martino e Matteo. Ecco, non vogliamo che rimangano solamente i due. Dobbiamo garantire che l'anno prossimo o questo anno ci saranno dei nuovi novizi a Santerra o in Colle. Così in questo nostro paese, da tutti noi, o grazie a tutti noi, ci saranno sempre delle vocazioni monfortane. E allora, come noi diffondiamo questa bellissima vocazione per il rinnovo della Chiesa, secondo il desiderio di San Luigi Maria di Montfort? Allora, siete disponibili a promuovere la vocazione monfortana? Sì! Padre Mario Velotti, nel suo mandato in quanto provinciale, ha rinnovato le case di formazione nella provincia nostra. Ecco, abbiamo questo noviziato qui a Sant'Eramo, abbiamo anche l'aspirantato a Roma e poi lo spasticato a Roma. Ecco, dobbiamo portare avanti questa missione nell'ambito
della formazione religiosa sacerdotale, confortata con le promozioni vocazionali. Numero due, la seconda missione, organizzare un pellegrinaggio a un santuario, fare un ritiro o una novena, animare con un coro la liturgia in una chiesa. Terza missione, creare opere di misericordia, ad esempio visite nelle case di cura, negli ospedali e nelle case degli orfani e ancora visite ai detenuti o a chi vive situazioni dolorose come il lutto. Ci sono inoltre coloro che costruiscono scuole per i bambini poveri, chi offre nutrimento per i bambini nelle scuole povere e anche chi distribuisce gratuitamente beni di prima necessità e cure mediche ai bisognosi. Così pure c'è chi raccoglie aiuti per le vittime dei disastri. Opere di misericordia. Anna ha appena annunciato questa possibilità della nostra partecipazione alla missione Monfortana, particolarmente in Malawi. La quarta missione, tenere riunioni periodiche per formare i membri in preparazione della consacrazione. In particolare, in queste riunioni vengono presentati l'identità dell'associazione, la vita e gli insegnamenti del Monfort. Successivamente, sempre nell'ambito della famiglia Monfortana, ci sono una formazione mensile, le riunioni regolari di formazione con cadenze biennali. Inoltre, ogni tre anni sono previste riunioni a livello continentale, questo si trova in America Latina, con sessioni per l'equipe di formatori in preparazione alla consacrazione, studiando gli scritti di Monfort e sessioni pubbliche sulla Vergine Maria in India. Nell'area formativa è prevista anche la possibilità di organizzare un seminario. Abbiamo ogni anno nel mese di settembre a livello nazionale questa iniziativa a Loreto. Realizzare pubblicazioni o stampa delle opere di Monfort, nonché pubblicazioni di riviste. Questo si trova in Perù, si trova in India, si trova pure in Bergen, in Norvegia, perché la lingua di questo paese non è inglese, neanche italiano o francese, ma hanno una lingua propria, dunque devono tradurre gli scritti del Monfort nella loro lingua. Non ho menzionato ancora quando presentavo la presenza degli associati nel mondo, che in Corea del Sud c'è un piccolo gruppo che ha vissuto la consacrazione da tanti anni e da tanti anni pure ha cercato di mettersi in contatto con noi. Ancora anche giù loro traducono gli scritti di Monfort nella loro lingua coreana e con padre Dui, il nostro generale, abbiamo pensato di fare una visita nel mese di agosto, questo anno. Poi ancora, progettare missioni popolari, anche attraverso la musica. Ecco, questo è una cosa particolare del centro regionale di Trinitapoli. Attraverso la musica, partecipare alla Marche pour la Vie. Non mi ricordo dove è questa iniziativa. Comunque c'è un centro che ha organizzato alla Marche pour la Vie. Fare volontariato in un centro missionario, ad esempio, per accogliere i pellegrini e introdurre la spiritualità monfortana, questo come ciò che abbiamo a Medjugorje. Gestire siti web, Facebook, YouTube. Questa fa parte di missione, è una missione utilizzando questi mezzi di comunicazione sociale. Nell'elenco
prospettato sui diversi tipi di lavoro missionario, non viene fatta menzione delle preghiere personali dei membri, ad esempio per gli anziani, del coinvolgimento personale dei membri nella loro parrocchia d'origine e come volontari in un luogo di pellegrinaggio o in altri campi operativi. Il punto è che la forma di coinvolgimento in una missione varia. Infatti gli statuti affermano, rinnovando ogni giorno la propria consacrazione, egli collabora, cioè un membro, un associato, collabora nella misura delle sue possibilità e secondo la propria condizione all'apostolato della Compagnia di Maria, seguendo le direttive del direttore generale. Bene, adesso passiamo al secondo punto, le sfide. La prima sfida è la composizione dei membri. Negli statuti generali dei missionari monfortani, dunque statuti generali nostri, numero 61, possiamo trovare questa affermazione. Gli associati monfortani, riconosciuti come tali, sono membri dell'Associazione Maria Regina del Cuore. Dunque, i membri dell'Associazione Maria Regina del Cuore da noi considerati come associati. Adesso la domanda è: come possiamo dire che una persona è associata? Cioè, come garantire che questa persona sia membro di questa associazione? Allora, nel mandato di padre Luisinho, Luis Augusto Stefani, come superiore generale, come direttore generale di questa associazione, abbiamo fissato tre criteri per definire che una persona è associata. In primis, il nome della persona viene inserito nel registro dei membri. Questo è normale. Dunque, se una persona è registrata nel registro, vuol dire che è associata. Il secondo punto, che questa persona vive la consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, proposto da Luigi Maria di Montfort, maestro e guida spirituale, che è anche il contenuto della formazione degli associati. Questo è anche naturale, perché questo si trova negli statuti. Dunque, è registrata la persona nel registro, questa persona vive la consacrazione, e poi il terzo punto, che questa persona partecipa alla missione della Compagnia di Maria. Questo anche descritto negli statuti, ma anche nella breve descrizione che troviamo nel libretto. Ma, fratelli e sorelle, questi tre criteri pongono pure diversi problemi. Riguarda al primo criterio, che la persona è registrata nel registro. C'è un problema qui. Perché? Troviamo nella pratica che ci sono delle persone che non sono accompagnate da noi nella loro preparazione alla consacrazione, e dopo la loro consacrazione, preparata fatta anche da solo, inviano una lettera a noi chiedendo di essere registrati. Questo succede perché ci sono diversi movimenti nella Chiesa che promuovono la consacrazione e poi dicono a quelli che fanno la consacrazione che dopo la consacrazione devono inviare il loro nome a questi centri.
ci sono pure i centri nostri. Parliamo della Legione di Maria, per esempio. Nel loro manuale c'è questa promozione dell'Associazione Maria Regina dei Cuori. Allora, queste persone inviano la lettera a noi, al Centro Internazionale a Roma, chiedendo di essere registrati. Inviano pure qui a Padre Giovanni questa richiesta. Anche al Centro Internazionale degli Stati Uniti, questi tre centri che ricevono queste corrispondenze. Allora la domanda, dobbiamo registrare queste persone che non conosciamo? Perché se registriamo queste persone saranno riconosciute come associati, ecco il problema. Ecco, allora non conosciamo queste persone, qual è il loro concetto della Chiesa? Se appartengono alla Chiesa Cattolica che riconosce il Concilio Vaticano II o che appartengono alla Chiesa preconciliare, ecco il problema. E poi, legato al secondo criterio, che la persona vive la consacrazione, qui c'è anche un problema. La persona è già iscritta nel registro, vive pure la consacrazione, ma dopo la consacrazione non viene più agli incontri di formazioni regolari. Dopo la consacrazione dice addio, stop, non viene più alle iniziative come abbiamo adesso, non segue più degli incontri formativi, però la persona è già registrata. Allora la domanda, questa persona la consideriamo come associata? No. Ecco anche un problema. Fratelli e sorelle, come centro internazionale a Roma non abbiamo ancora mettere in ordine tutte queste problematiche. Per adesso lasciamo a ogni centro la libertà di gestire come organizzare tutte queste cose. Perché questa autonomia è anche prevista dagli statuti. Dunque ogni centro ha una libertà per organizzare la loro formazione e organizzare pure la loro missione. Ok, adesso passiamo al terzo punto. Questo è un punto importante, fratelli e sorelle. In questo punto menzionerò cinque incomprensioni, questa è la parola che ho utilizzata, ma ciò che volevo dire, cinque punti problematici nell'insegnamento di Montfort. E questi cinque punti si trovano nella lettera di padre Luis Augusto Stefani, che si è diffusa alla fine di 2017. Ma prima di menzionare questi cinque punti problematici, vorrei iniziare questa parte con questa affermazione di padre Luis Augusto Stefani. Abbiamo conosciuto padre Luisinho, vero? Sì. Lui è il nostro generale che ha finito il suo mandato in maggio 2023. È un confratello brasiliano con cui ho lavorato come suo assistente nell'amministrazione generale. Allora, padre Luisinho scrive così: noi sappiamo che certe persone, gruppi e istituti di vita consacrata che propongono la consacrazione a Gesù per le mani di Maria secondo il metodo di Luigi Maria Grignion di Montfort hanno causato gravi problemi pastorali in diverse parrocchie e diocesi. Alcuni vescovi ci hanno contattato per ottenere dei chiarimenti sulle relazioni
della congregazione Monfortana con certi gruppi specifici e sullo stato attuale della spiritualità monfortana, in particolare per ciò che riguarda la pratica della vera devozione a Maria proposta da San Luigi Maria di Monfort. Dunque, ci sono delle persone, ci sono delle congregazioni, ci sono degli istituti di vita consacrata che promuovono la consacrazione, esattamente come ciò che facciamo, ma questi elementi hanno causato gravi problemi nelle vite parrocchiali e diocesane. E queste persone, questi parroci ci hanno contattato per dire: ma che cosa è la spiritualità monfortana? Ma questi gruppi appartengono a voi? Come li accompagnate? Dunque, ci sono cinque preoccupazioni. Adesso menziono queste cinque preoccupazioni. La prima preoccupazione è la schiavitù da lavoro. Dunque, menziono adesso. Dunque, queste difficoltà si trovano nella dottrina monfortana, nei suoi scritti, e nella malinterpretazione di queste affermazioni di Monfort. Credo veramente che voi sappiate tutte queste cose, ma io li menziono ancora perché sappiate quando vi trovate in un paese, sappiate come agire e come parlare in modo adatto, tenendo conto della presenza di queste parti problematiche dell'insegnamento di Monfort. Questo non vuol dire, fratelli e sorelle, che non diffondiamo più allora l'insegnamento di Monfort, perché ci sono tanti problemi, perché ho conosciuto un confratello che dice: fanno bene quelli che non parlano mai di Monfort, e bisogna importanti che non parlano mai di Monfort, fanno bene, perché nell'insegnamento di Monfort ci sono questi punti problematici che dobbiamo affrontare. Dunque, invece di affrontare questi problemi, allora mettiamo San Luigi Maria di Monfort nella scatola, lo nascondiamo, non lo so, come si chiama questo padre? Cassetto. Nel cassetto, nascondiamo Luigi Maria di Monfort nel cassetto, perché causa tanti problemi con queste parti che adesso menziono. Adesso, il primo punto, la schiavitù da voi. E per noi è una cosa normale, normalissima, parlando della schiavitù da lavoro. Sono molto toccato quando i nostri amici sacerdoti hanno fatto la consacrazione dichiarandosi schiavo. Mamma mia, che umiltà, che umiltà. Non lo so. Durante la loro formazione con il padre Giovanni, durante il loro ritiro preparatorio alla consacrazione, se si chiedevano a padre Giovanni che cosa è la schiavitù, perché dobbiamo chiamarci schiavi. Allora, adesso fratelli e sorelle, se andate in Francia, nella Basilica di San Luigi Maria di Monfort, troverete un testo di preghiera della consacrazione, un testo che è tirato dal numero 225 dell'Amore dell'Eterna Sapienza. E in questo testo non si trova la parola schiavo. Nel testo originale c'è la parola schiavo. Non lo so più come si dice in italiano, comunque c'è una parte dove ci dichiara che adesso smadonna tutta la pie, oh ma je renouvelle aujourd'hui entre tes mains le vœu de mon baptême, je renonce pour jamais à Satan
Et je m'adore pour tenter à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, mon mari, à toute la présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en qualité d'esclave. Ecco, io mi do e mi consacro in qualità di schiavo. Questa è la frase che cercavo, mi scusate. In qualità di schiavo, i nostri fratelli sacerdoti hanno detto questo dal testo completo, originale, anche voi, no? Anche noi tutti, normale, normale. Ma il testo che si trova proprio alla Basilica di San Luigi Maria di Montfort hanno sostituito la parola schiavo, sostituendola con la parola a tutto amore e a tutta submissione. Con tutto l'amore, con tutta la submissione. Ma non vogliono che la parola schiavitù o schiavo sia diffusa per evitare la loro diffusione. Ecco. A tutto amore e a tutta submissione. Con tutto l'amore e tutta la submissione. E notate, fratelli e sorelle, se leggete la spiegazione di Montfort sulla schiavitù d'amore nel Trattato della Vera Devozione, a partire dal numero 68 fino a 77, non c'è la parola submissione. Non c'è. Perché Montfort parla della schiavitù, essere schiavo, non parlare della sottomissione. Certamente Montfort parla pure della sottomissione, ma nel contesto della docilità filiale alla Vergine Maria. Questo. Ma quando parlava della schiavitù, dell'essere schiavo, non utilizza la parola, perché non c'è la sottomissione della schiavitù d'amore Montfortana. Questa parola non è di Montfort. Montfort l'ha presa dai suoi maestri nella scuola francese di scrittorità. E questi maestri suoi l'hanno presa dalla Santa Scrittura. E la parola doulos. Montfort spiega molto bene tutte queste cose, ma non vogliono che questa parola sia diffusa. E vorrei anche dire, fratelli e sorelle, che c'è un diocesi, un vescovo di una diocesi, che non vuole che il centro che abbiamo nella sua diocesi pubblichi un libro utilizzando la parola schiavitù o schiavo. È enorme questa situazione. E potrei anche affermare, fratelli e sorelle, qui, che questo rifiuto parte da una comprensione sociologica della parola schiavo e schiavitù. Normale. I paesi che rifiutano l'uso di questa parola sono dei paesi sviluppati che in passato hanno praticato la schiavitù sociale. Se andiamo in Haiti, utilizzando la parola schiavitù nel contesto montfortano, non c'è problema. E nella loro preghiera, a partire dal numero 224 della 225 dell'amore dell'eterna sapienza, utilizzando il testo originale, dicendo che sono mi consacro e mi do in qualità di schiavo. E questo paese ha sofferto la schiavitù. E mentre i paesi che hanno fatto la pratica della schiavitù sociologica hanno rifiutato di utilizzare questa parola, mostrandosi adesso come quelli che rispettano la dignità umana. Ok, questa è la parola, un primo punto. Ho tempo ancora o come? Stoppiamo. 10 minuti, allora rapidamente
Secondo punto, il rifiuto dell'autorità ecclesiastica. Il rifiuto. Per questo leggo semplicemente la preoccupazione di Padre Anisimo. Attualmente esistono dei gruppi cattolici che hanno una forte tendenza a separarsi dalla realtà e a non assumere la responsabilità del prossimo. Tralasciano la lettura dei documenti sulla dottrina sociale della Chiesa, non si interessano alla via della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II e in molti casi si riuniscono per recuperare delle pratiche devozionali preconciliari e utilizzano anche degli scritti di San Luigi Maria di Montfort e praticano la consacrazione monfortana per giustificare le loro opzioni. La famiglia monfortana non si ritrova in questi gruppi e la consacrazione monfortana deve essere ciò che realmente è la perfetta rinnovazione delle promesse battesimali che includono la proclamazione solenne che io credo come la Chiesa crede con la Chiesa. Noi siamo in perfetta comunione con la Chiesa. Se coloro che praticano questa devozione non accettano il Papa come il segno visibile della cattolicità, essi perdono il loro punto di riferimento, finiscono per difendere una ideologia e si dirigono verso il fondamentalismo religioso. Pertanto, i direttori, finita la citazione, i direttori e i coordinatori dell'Associazione Maria Vergine dei Cori devono mantenere rapporti con parroci e vescovi. Questo è molto importante perché noi facciamo parte di questa Chiesa. Prima di diffondere la consacrazione in una diocesi e in una parrocchia, i direttori spirituali dell'Associazione devono incontrare l'ordinario locale per presentarsi e spiegare cos'è la consacrazione, chi è Montfort, cos'è l'Associazione Maria Regina dei Cori, chi sono i missionari Montfortani. È proprio questo che facciamo sempre. E i parroci, i vescovi che scoprono chi siamo noi, a loro turno faranno anche una promozione dell'Associazione Maria Regina dei Cori. Ho visto questo dappertutto nei nostri centri. In Perù, per esempio, c'è anche in Filippine una diffusione larghissima dell'Associazione Maria Regina dei Cori, anche della consacrazione. E questi contratti, prima di tutto, vanno a incontrare il vescovo, raccontare ai parroci che cosa è la consacrazione e questi parroci con gioia, volentieri, lo promuovono, aiutano anche noi, lasciando il posto per l'incontro, annunciando nella parrocchia, se voi che volete rinnovare il vostro battesimo per un rinnovo fondamentale della vostra vita cristiana, venite all'Associazione Maria Regina del Cuore, eccetera, eccetera. Ok, adesso il terzo punto, gli apostoli degli ultimi tempi, Padre Luciano ne ha parlato. Il problema è che ci sono delle persone che hanno fatto lo studio sugli scritti di Montfort e dichiarano che Montfort appartiene a un corrente che prende il suo inizio da nostro fratello Gioacchino da Fiore, un calabrese del XII secolo, parlando del millenarismo. Ecco. Millenarismo vuol dire che ci sarà un momento in futuro dove Gesù regnerà fisicamente 1000 anni. E questo si trova anche nel libro dell'Apocalisse, questa previsione.
E allora dicono che Montfort appartiene a questo, questo gruppo, questo corrente. Gli apostoli degli ultimi tempi allora capirono o capiscono questa espressione come apostoli di questo, questo, questa epoca. Allora, gli studi di Henri de Lubac sugli scritti di Gioacchino da Fiore, anche Giovanni Paolo II, anche Stefano de Fiores hanno affermato che non c'è niente di millenarismo negli scritti monofortali. Poi il quarto punto, l'enfasi eccessiva sulle pratiche esteriori. Allora, si tratta di quale pratica esteriore, la domanda nostra, perché ci sono tanti diversi pratiche esteriori. Allora, padre Luciano mette in guardia l'uso di medaglia e poi anche di catene. Ecco. Allora, come sappiamo nel trattato, Montfort non mette questo al centro, ma Montfort non vuole che queste pratiche esteriori le abbandoniamo. Dunque ci vuole semplicemente un discernimento con il direttore spirituale. Il quinto punto, la consacrazione si confonde con la consacrazione al cuore immacolato di Maria, della apparizione a Fatima. Possiamo notare qui, fratelli e sorelle, che Montfort nei suoi scritti non utilizza mai la parola cuore immacolato. Montfort utilizza la parola immaculée, immacolata, concezione immacolata di Maria, però non cuore immacolato. Perché? Maria di Montfort è Maria in quanto persona. La devozione mariana di noi consacrati non si basa su una particolare apparizione di Maria, non si basa neanche su una virtù particolare di Maria, ma proprio Maria in quanto Madre di Dio nei misteri di Cristo, nei misteri della Chiesa. Secondo il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capitolo 8. Dunque Maria in persona, e questa è la Maria nostra. Ecco. Adesso in mondo ci sono delle pubblicazioni della preparazione della consacrazione al cuore immacolato di Maria secondo San Luigi Maria di Montfort. E questo che volevo dire, c'è una confusione, sì. La consacrazione a Maria, al cuore immacolato di Maria, è una preghiera. Mentre la consacrazione nostra non è solamente una preghiera, ma anche lo stile di vita cristiana, perché appunto è il battesimo che è rinnovato. Dunque la vita cristiana stessa, vissuta nello Spirito Santo insieme e come Maria. E questa è la consacrazione nostra. Non è una cosa devozionale, semplicemente, ma una cosa vitale. Vitale, è la vita cristiana stessa. Adesso prospettiva, fratelli e sorelle, dunque l'ultima parte. È importante per tutti noi studiare gli scritti di Montfort. È importante anche studiare i documenti del Concilio Vaticano II, seguendo sempre il cammino della Chiesa, leggendo Gaudium, Evangelii Gaudium, Gaudete Exultate, Fratelli tutti, tutti i documenti che abbiamo. Dunque, a partire da tutti questi documenti, Concilio Vaticano II e le sue riflessioni, leggiamo, interpretiamo gli scritti di San Luigi Maria di Montfort. Questo è un cammino che dobbiamo portare avanti. È proprio questo che anche Giovanni Paolo II ci ha incoraggiato, leggendo gli scritti di Montfort alla luce del Concilio Vaticano II. Grazie mille per la vostra attenzione.